Quali sono le novità che presentate quest'anno a Mido? Quest'anno al Mido abbiamo portato un concetto nuovo, abbiamo voluto abbinare il nostro metallo a un acetato meraviglioso di produzione italiana di Mazzucchelli, cercando di combinare nel miglior modo possibile questi due materiali, che io penso siano veramente la moda del momento. Quindi c'è assolutamente nel mercato voglia di vedere altri materiali, quindi abbiamo visto per tantissimi anni la plastica, l'acetato, oggi direi che sicuramente stiamo passando verso il metallo. In questo momento la combinazione di acetato e metallo direi che è assolutamente centrata. Per quanto riguarda invece l'azienda, quali sono nella sua opinione gli elementi che la caratterizzano e la contraddistinguono? Beh, l'azienda SOM produce occhiali da 40 anni ed è per questo che può ben supportare il progetto di E-Block. Non è un'azienda enorme, è un'azienda di medie dimensioni, può avere la velocità quindi per carpire i cambiamenti del mercato e adattarsi con velocità. È un'azienda che può garantire una qualità assoluta al prodotto e questo lo si vede su ogni occhiale di E-Block. Nella sua opinione quali sono quindi le tendenze che ci saranno, che si vedranno nel mercato, non necessariamente proprio nel design? È un momento incredibile, è un momento di grandi cambiamenti, è proprio un momento storico particolare in cui secondo me sta cambiando molto. L'ottico vuole sempre di più che il proprio negozio rispecchi la propria personalità e quindi va in cerca di prodotti che gli piacciono veramente, al di là del brand, e ne vuole percepire la qualità, vuole essere certo della qualità, perché questa cosa qui poi la vuole trasferire al proprio cliente. Mai come oggi la razionalità nell'acquisto è così forte. È finita l'epoca in cui bastava porre qualsiasi brand a un prodotto X per farlo vendere. Oggi la gente vuole veramente essere certa di fare un buon acquisto e l'ottico vuole essere certo di far fare al proprio cliente una buona esperienza nell'acquisto di un prodotto.